Dovrebbe entrare in vigore dal 1 gennaio il nuovo piano di razionalizzazione predisposto dal direttore dell'azienda ospedaliera universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona eh, di Salerno, il dottor Viggiani. E proprio per dire no a questo eh, piano i cittadini cavesi stamane sono scesi nuovamente in piazza. Eh, L'aduno è avvenuto dinanzi all'ospedale Metelliano e eh, poi c'è stato il blocco del traffico eh, di anzi nei pressi proprio della chiesa della Madonna dell'Ulmo ascoltiamo un po' le testimonianze dei presenti a questa manifestazione e continuate a guardare perché questi 300 persone che sono state qua, vi ringrazio nati 60.000 erano stati mi dispiace che Cava dei Tirreni purtroppo oggi perde una, un reparto perde la maternità, perde le nascite e una battuta, non potremmo dire più che non sono un peppi E la risposta di Cava di Tirana ai social, mi aspettavo molto di più, però oggi qua c'è poca gente e mi dispiace. Già da domani devo vedere dove andare, però io non trovo giusto che da cittadina Cavese debba far nascere mia figlia in un altro comune. Non lo trovo giusto, anche perché non siamo dieci abitanti, ma ne siamo molti, 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 molti di più. Giù la faccia, scendete dal balcone, scendete dalla macchina, manifestiamo, non facciamoci chiudere l'ospedale. Perché adesso vogliono chiudere questi reparti? Cioè io non lo so, ora sarà la colpa dei cavesi che vanno a partorire altrove. Però effettivamente non vedo il senso di questa cosa. Poi vogliono vedere gli sprechi, vogliono, vogliono, vogliono tagliare. Ma, ma dove tagliate? Tagliate sul necessario. Cave è una cittadina dignitosa. Ma questa dignità dove sta? Dove stai? De Luca, dove stai? Vieni qua a Cava dei Tireni, parliamone. Quello che devono capire ecco, ecco. i cittadini cavesi è che questo qua è l'inizio della chiusura generale, perché per adesso vogliono chiudere la ginecologia e l'ortopedia. Lo, Ma è chiaro che col passare del tempo chiuderanno altri reparti. Dopodiché si chiude tutto l'ospedale. Avrei voluto partorire a Cava e invece non mi è data questa possibilità. Tra l'altro avrei scelto Cava anche nonostante tutte le difficoltà eh, di, di assistenza familiare e con Tant'altro invece non mi è stato possibile, o almeno non, non vogliono che sia possibile perché io ci credo ancora.